La collezione Caproni è la più antica collezione aeronautica al mondo. Il Museo Caproni, fondato nel 1927, è la più antica istituzione museale aeronautica al mondo. Io direi che tra gli elementi specifici metto l'orgoglio di una tradizione. È la tradizione del marchio Caproni, importante azienda aeronautica del periodo pionieristico. Le nostre collezioni si compongono di pezzi di epoca diversa. Tra i pezzi più importanti, senz'altro, quelli della Grande Guerra. Caproni è stato particolarmente determinante nella formulazione delle sorti della Prima Guerra Mondiale con riferimento alla parte dell'aviazione. Ereditiamo un compito importante, che è quello di continuare a diffondere la cultura storica aeronautica. Arrivando al museo, uno si deve proprio immergere in questa storia, respirarla completamente. Ed è facile capire perché ho insistito su parole come orgoglio, passione e voglia di sognare, di crederci e di fare. Il marchio Caproni questo ha portato. Fare parte di una rete permette a un'istituzione di esprimersi appieno e di essere completamente valorizzata. Nel caso specifico, l'appartenenza alla rete Trentino Grande Guerra è questo che ha permesso al Museo Caproni con riferimento al territorio trentino. Il Museo Caproni è particolarmente noto a livello nazionale e internazionale e paradossalmente lo era un po' meno a livello territoriale. L'appartenenza alla rete Trentino Grande Guerra ha permesso di portare a conoscenza del territorio le potenzialità della nostra istituzione, soprattutto in riferimento al periodo della Prima Guerra Mondiale.